altro tragico schianto lungo le strade della Marca, frontale tra due auto lungo la Treviso Mare. A Roncade muore 54enne, altre due persone ferite. Pochi minuti dopo a Cessalto, moto contro trattore, Centauro gravissimo. Un'Audi scura potrebbe avere un ruolo nell'incidente costato la vita al consigliere comunale di Volpago, morto in sella allo scooter a Montebelluna. Il conducente della vettura che lo ha travolto dice di aver sbandato per schivare un'altra auto che sarebbe scappata. Caro energia e siccità prolungata potrebbero portare alla scarsità dei prodotti agroalimentari sugli scaffali dei nostri supermercati. L'allarme dal ministro Patuanelli e dagli stessi produttori. Tra albergatori, aziende e esercenti c'è anche chi lancia la provocazione di non pagare le bollette per i vertici industriali e sindacati. E la strada sbagliata, Unioncamere dice, rabbia comprensibile. Media Stefanini nelle scuole, nelle aule dello storico Turazza, del 2024 il campus universitario di Ca' Foscari. Parte oggi il nuovo risico scolastico immobiliare milionario di Treviso. Telefono all'anziana spacciandosi per suo nipote chiedendole denaro per pagare un intervento dopo un incidente stradale, ma il figlio della donna riesce a sventare il raggiro. Il suo racconto. Domenica mattina la cerimonia di beatificazione di Papa Luciani in piazza San Pietro. Cresce l'attesa per l'evento che Antenna 3 seguirà in diretta dalle 10. Stamani in Vaticano la presentazione ufficiale. Sempre domenica dalle 15.45 Antenna 3 trasmetterà in diretta anche il Palio di Montebelluna. In città l'atmosfera è già carica per la tradizione che ritorna in grande stile dopo la pandemia. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, la cronaca in primo piano e il racconto di quella che ormai sembra davvero una maledizione sulle strade della Marca. Un conteggio tragico che si aggiorna di giorno in giorno, quando non accade anche due volte in un giorno, come è successo ieri. La nuova vittima della strada, è un 54enne toscano che si trovava lungo la Treviso Mare. Lo schianto è venuto lungo la Treviso Mare a Roncade nel pomeriggio. Lo scontro frontale senza scampo nel pomeriggio, non distante dal distributore di carburante Vega, sono circa le 16.30 sulla Treviso Mare quando la berlina guidata da una settantenne di Musile di Piave entra in rotta di collisione con una utilitaria. A bordo ci sono due uomini toscani. L'urto è potentissimo, l'auto più piccola la peggio e finisce nel fossato. Mentre il conducente è cosciente e viene portato in ospedale, le condizioni dell'amico a lato passeggero sembrano subito disperate. È in fin di vita. Sul posto arrivano i sanitari del SUEM e i vigili del fuoco. Prima lo estraggono dalle lamiere, poi tentativi di rianimarlo, concitati quanto inutili. L'uomo morirà poco dopo. A essere condotte in ospedale è anche la donna. Le sue condizioni per il momento non desterebbero particolari preoccupazioni. È stata lei stessa, dopo lo schianto, a mettersi in contatto con un'amica arrivata immediatamente da San Donà di Piave. Mi ha chiamato, appunto, io sono arrivata per quello qua. Sappiamo solo che è stata portata in ospedale, qui a Ca' Foscari. I carabinieri ci hanno chiesto di rimanere qui se avevamo qualche informazione da dare. Noi siamo un po' in ansia, vorremmo andare a vedere com'è la faccenda. Sul posto due pattuglie dei carabinieri che stanno tentando di ricostruire la dinamica. All'origine un'invasione di corsia, ma non è ancora chiaro da parte di quale dei due mezzi. Il traffico è andato letteralmente in tilt in entrambe le direzioni. Ai flussi del venerdì sera si sommano quelli dei turisti ancora diretti verso il litorale. Servizio di Cristian Arboit e di Erinda Chitezza. Dicevamo, 54 anni, la vittima della provincia di Firenze, il passeggero con lui un 63enne della provincia di Arezzo, la donna invece alla guida della vettura una 70enne appunto di Musile, quindi nel veneziano. C'è un altro grave incidente di cui vi daremo conto anche nel corso del telegiornale con maggiori dettagli. Lo schianto avvenuto sempre poco dopo quello in Treviso Mare, a Cessalto, tra un motociclista e un trattore. Il Centauro è gravissimo in ospedale. E poi un altro grave incidente è avvenuto invece ieri sera alle 21.30 a Maserada sul Piave, in via grave di Papadopoli Nord, dove una trentenne di Breda di Piave, diretto a Cimadolmo, da Cimadolmo a Maserada, si è scontrato frontalmente per cause, anche qui da accertare, contro un'altra auto guidata da un 64enne di Vazzola. Entrambi sono stati liberati dalle lamiere e trasportati dal personale del SUEM al Ca' Foscari. Non sarebbero fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi anche qui i carabinieri. E poi
i drammi di ieri che abbiamo raccontato ieri, a partire da quello che abbiamo raccontato proprio in diretta nel corso del nostro telegiornale, l'incidente costato la vita a Montebelluna al consigliere comunale di Volpago, Lucio Panziera, morto nello scontro tra il suo scooter e un'auto appunto che lo ha travolto. Da una parte c'è il cordoglio, lo shock di una comunità, dall'altra le indagini dei carabinieri, e c'è anche il giallo che ruota attorno a una Audi di colore scuro. La versione è tutta da dimostrare, ma per capire se corrisponde al vero non resta che raccogliere testimonianze e scandagliare le telecamere della zona. Il conducente alla guida della Mercedes che ha travolto e ucciso Lucio Panziera, 52 anni di Volpago, ha infatti riferito di una manovra azzardata da parte di un'Audi scura, forse un sorpasso che l'avrebbe costretto a sbandare bruscamente verso sinistra, invadendo la corsia dove sopraggiungeva il volpaghese e finendo la sua corsa contro un palo della luce. Lo scontro in corso Mazzini poco dopo le 18.30, Panziera è diretto a casa Venegazzù, il quarantenne albanese in Italia, ospite di un fratello, verso il centro di Montebelluna. La collisione è potente per il 52enne che viene trascinato per decine di metri, non c'è nulla da fare. Sul posto un'ambulanza, due automediche, vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale, è quest'ultima a occuparsi delle indagini. Aperto un fascicolo per omicidio stradale, si attendono gli esiti dei test tossicologici somministrati al quarantenne. Intanto per l'appunto si cerca questa Audi scura che si sarebbe presto dileguata. Resta lo shock per i familiari e un'intera comunità. Panziera, sposato con due figlie, era attivissimo nel volontariato e consigliere comunale di maggioranza. Proprio il sindaco di Volpago, Paolo Guizzo, ha comunicato la notizia in famiglia, una volta allertato dalla polizia locale di Montebelluna. È stata una delle cose più brutte che ho fatto nella mia vita, che è stata quella di andare ad informarli della, purtroppo, dell'incidente grave che è accaduto, perché loro erano lì tranquilli, convinti che fosse in sagra a lavorare, e quindi non avevano neanche la minima percezione di quanto era avvenuto. Quindi in quell'occasione ho incontrato sì, la moglie e anche le figlie. Gli stessi familiari quindi lo pensavano intento a disallestire gli stand della festa paesana di Venegazzù, terminata martedì 30, dove era un punto di riferimento. In lui c'era il seme della generosità, del fare ed essere comunità, dice una volontaria, Monica Folladora, a ricordarlo anche il presidente della Proloco. Martedì sera, quando siamo andati alla festa a Venegazzù, che siamo andati in 5-6 persone della Proloco per festeggiare la piccola mostra dei vini che fanno, e abbiamo voluto andare l'ultimo giorno per omaggiarli perché fanno una bella festa, e Lucio è venuto proprio al tavolo a salutarci. Increduli il mondo dell'Avis, l'associazione Ricreazione e la parrocchia di Venegazzù. In chiesa, racconta il parroco Don Federico, si occupava dei fiori e dell'accoglienza dei fedeli ai tempi del Covid, con mascherine e gel igienizzanti, ma è tutto il paese a stringersi alla famiglia. E ovviamente una persona che se ne va e lascia un vuoto che è veramente un dolore, sì, grande. Era una persona ben voluta, amata da tutti. Io posso dire che ho solo sentito lodi di questa persona. Siamo distrutti dal fatto di quello che è successo, di queste due ragazze, della moglie. E cerchiamo di farci coraggio tutti insieme. Vi dicevamo prima, oltre all'incidente mortale lungo la Treviso Mare, dell'incidente a Cessalto, lo scontro tra il motociclista e il trattore. Per la precisione, è successo poco prima delle 18 tra la rotonda di Santa Maria di Campagna e Vigna Dogarina. Il motociclista si è scontrato con un trattore rimorchio. L'uomo di circa 30 anni, intubato sul posto, ha subito la subamputazione di un piede, appunto in gravissime condizioni. Restiamo a Cessalto perché Cessalto ieri ha pianto anche la morte di Nico Baldo, il 34enne travolto dall'auto mentre cercava di rincorrere il suo cagnolino. Una comunità anche in questo caso scioccata, anche perché oggi era prevista una festa, doveva esserci il matrimonio del fratello, e a celebrarla doveva essere appunto il parroco. Ricordiamo la gioia di vivere di Nico, la sua forza, l'amore dei suoi familiari, di suo fratello,
queste gioie veramente le offriamo a Dio. Dio non vuole tutto questo dolore. Nicola Baldo aveva 34 anni e si sarebbe dovuto sposare fra un mese. Oggi invece sarebbe stato celebrato il matrimonio del fratello Marco da Don Mauro Gazzelli. Una vita spezzata forse per una distrazione, proprio fuori dal cancello di casa in via Callunga, nella strada provinciale 163 a Cessalto. Due famiglie distrutte si aggiungono alle molte altre provate dal dolore della perdita per colpa di incidenti stradali che stanno cospargendo di sangue le strade della Marca Trevigiana. Chiediamo perdono se non siamo prudenti, se sottovalutiamo i pericoli imminenti della strada. Proprio a luglio si era tenuta in chiesa a Cessalto una cerimonia in ricordo delle 38 giovani vite spezzate prematuramente da incidenti stradali. Vittime che continuano a morire sulle strade, spesso per una sconsiderata esuberanza, spesso, come per Nico, per una distrazione o perché quella strada è pericolosa e priva di autovelox, come testimoniano i residenti di via Callunga. Stragi di giovani che non possono più essere ignorate, perché, come dice Don Mauro, il problema c'è e bisogna trovare una soluzione. Affidiamo questo dolore innocente di queste famiglie e di Nico soprattutto. Il dono della vita è un dono grande. E domani sarà lutto cittadino a San Pietro di Feletto per i funerali di Francesco Favaro, il 17enne che ha perso la vita martedì scorso mentre era in sella la sua moto con la quale stava andando a prendere il regalo che i suoi amici le avevano fatto per i suoi 17 anni compiuti da qualche giorno. Quel regalo era un casco. Le esequie si terranno domani alle 15 nella chiesa della frazione di Santa Maria di Feletto. Chiudiamo questa ampia pagina dedicata purtroppo ancora una volta ai drammi e alle tragedie sulla strada. C'è un altro fronte ovviamente, che è quello del caro energia. Caro energia che insieme alla siccità mette l'agricoltura in ginocchio, e il rischio, l'allarme lanciato anche dallo stesso ministro Patuanelli, è quello di avere meno di fatto prodotti e cibo sulle tavole fra poco. Dispense senza prodotti agroalimentari italiani. È quanto accadrà a breve, secondo il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli, ai microfoni di Tele4 Trieste. Molte aziende ci stanno dicendo: noi non raccoglieremo a settembre, perché raccogliere e produrre ci costa di più che lasciare il prodotto agricolo e raccolta in campo. Caro energia che secondo gli agricoltori è solo la metà del problema, l'altra aggravante è la siccità. Noi abbiamo due problemi, un problema di siccità che ha colpito tutta l'area e non solo l'Italia, che quindi imporrà anche produzioni più basse, e poi una serie di costi che sono aumentati e che in parte verranno scaricati anche sul consumatore finale, che si trova anche a fronteggiare il tema del caro vita, dell'inflazione e tutta una serie di problemi che ci fanno preoccupare anche sulla capacità di assorbimento da parte del consumo finale, e questo ci dà ulteriori preoccupazioni. Siccità che ha penalizzato pesantemente tutti i comparti agricoli, con rese per ettaro in molti casi diminuite anche del 40%, che si traducono già in scarsità di prodotti come frumenti, mais, soia, sia per consumo umano che animale. Inevitabile anche l'aumento dei prezzi delle materie prime, che accompagnati ai costi energetici stanno portando, solo per fare un esempio, molti panifici alla chiusura. Una tempesta perfetta quindi sulla nostra agricoltura, secondo il ministro, che ricadrà inevitabilmente sui nostri approvvigionamenti nei supermercati. Questo però porterà a un problema di prodotto, a una quantità di prodotti agroalimentari inferiore e quindi a una difficoltà di accesso al cibo. Ci stiamo parlando di questo tema. Dagli agricoltori chiara la richiesta alla politica. L'agricoltura ha molti strumenti a sua disposizione per poter far filiera, essere più efficiente e dare intanto sulle tavole degli italiani tutti i prodotti necessari, ma anche per essere più produttiva nel futuro. Certo, lo possiamo fare se abbiamo una politica che abbia le idee molto chiare su quello che deve essere un progetto agricolo nazionale ed europeo. Oggi come oggi mi sembra che ci sia molta confusione, si va più su altre priorità e non su queste che sono veramente quelle più importanti. E intanto c'è chi, di fronte alle bollette astronomiche arrivate, lancia l'idea della disobbedienza fiscale, non pagare quelle bollette. Insomma, c'è chi sarebbe pronto a questa disobbedienza ed è un progetto, è un'idea che divide il mondo politico ed economico.
Non stiamo parlando di aumenti di qualche punto percentuale, ma stiamo parlando di bollette che sono quadruplicate o in alcuni casi quintuplicate. E quindi la domanda spontanea che un commerciante si fa è: vale la pena lavorare per pagare le bollette? La risposta è evidentemente no. Il sindaco di Treviso, nonché presidente ANCI Veneto, Mario Conte, capisce e definisce giustissima la protesta che alcuni commercianti minacciano di portare avanti contro il caro bollette, ovvero di non pagare le fatture dai costi in alcuni casi anche quadruplicati rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Prezzi di gas ed energia che potrebbero costringere molte realtà a chiudere o fermare la produzione in autunno. Una provocazione o un'azione concreta? Solo il tempo dirà se la disobbedienza fiscale verrà davvero attuata, ma per CGL e Confindustria Belluno non può essere questa la soluzione. La disobbedienza, certo, se non ci saranno risposte, cos'altro fare? Però non è la soluzione. È una soluzione, è un tamponamento, ma non è la soluzione. Le aziende italiane sono aziende che possono e devono continuare a competere sui mercati europei e internazionali. Qui non c'è da lanciare messaggi di disobbedienza, qui c'è invece da stringersi, evitare che venga meno anche la tenuta e la coesione sociale del paese, e soprattutto c'è da chiedere a chi ha di più, a chi sta guadagnando di più, a chi sta meglio, di contribuire per cercare di tenere insieme questo paese. Comprensibile per il presidente di Unioncamere Veneto Pozza il malumore manifestato soprattutto dal mondo della ristorazione e degli hotel. Avanza questa idea perché purtroppo siamo con l'acqua alla gola, uso questo termine perché un po' tutte le imprese sono prese nelle stesse condizioni, però un settore come quello della ricezione e della ristorazione è preso male rispetto a tutti gli altri. Hotel che hanno visto bollette dell'energia passare dai 5.000 euro del 2021 ai 20.000 di quest'anno, quelle del gas da 1.200 a 5.800 euro. Anche qui dilaga il malessere, c'è chi paventa la possibilità di non pagare le fatture. Per il presidente di Federalberghi Provinciale una provocazione per attirare l'attenzione sulla situazione definita drammatica. Le bollette si pagano, ma si chiede al governo che ci venga incontro se non si vuole mettere in ginocchio un'intera categoria. È solo una provocazione. Dopo ovviamente non possiamo entrare nella testa di tutti, ma voglio dire, non avrebbe nessun senso non andare a pagare la bolletta, questo dico. Ha senso sì protestare. Ci troveremo costretti a chiudere gli alberghi, non a non pagare le bollette. Il fronte del caro energia e poi le risposte della politica le vedremo fra poco quando parleremo delle elezioni. Intanto restiamo a Treviso per la presentazione a Casugana del piano per il trasferimento e la ristrutturazione delle scuole medie Stefanini. Un intervento che di fatto ha innescato il vero e proprio risico scolastico immobiliare in tutta la città. Guardiamo. Perché spendere quasi mezzo milione di euro in affitto container quando invece possono servire per ristrutturare edifici che poi verranno riutilizzati per un altro obiettivo? È quello che la Giunta Comunale di Treviso ha pensato discutendo su come affrontare la ristrutturazione radicale delle scuole medie Stefanini, intervento di numeri e cubature davvero importanti. È l'intervento più importante da non so quanto tempo. Beh, perlomeno dal dopoguerra, cioè è la scuola più imponente di Treviso. Ha 400 alunni, 24 aule, e lì abbiamo deciso di fare una ristrutturazione ex nova e portarla in classe NZEB, classe 3, quindi con un grande impegno ambientale. Ma anche economico, con quasi 7 milioni di euro di spesa pubblica. Detto questo, c'era il problema di dove mettere nel frattempo studenti ed insegnanti, risolto dall'Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza Piani Turazza, che è proprietario di oltre 4.500 metri quadrati utilizzati fino a una decina di anni fa per le storiche scuole professionali. Ecco allora che il quasi mezzo milione di euro verranno utilizzati per rammodernare entro novembre le aule chiuse da tempo per permettere il trasferimento durante le vacanze di Natale, ma non solo. Partiranno i lavori dell'IPAB Turazza che consentiranno temporaneamente di ospitare le Stefanini per poi lanciare il nuovo campus di Ca' Foscari. Faremo tutto questo sovrapponendo le due progettazioni. Infatti a settembre del 2024, quando le medie torneranno in viale Terza Armata, il Comune aggiungerà quasi un altro milione di euro per creare il campus universitario chiesto da Ca' Foscari, in un risico che però coinvolgerà molti altri immobili, tutti a scopo scolastico, con Casugana protagonista al pari di Fondazione Cassamarca. Oggi protagonista è anche il Comune di Treviso, che vede nella riqualificazione del Turazza il primo tassello, la riqualificazione del secondo straccio della biblioteca Zanzotto e nell'ex ECA la realizzazione di uno studentato. Quindi puntiamo a realizzare spazi per gli studenti, ma anche servizi per gli
gli studenti stessi. E se Casugana sta trattando con la curia per l'utilizzo anche di una palestra e di un campetto lungo il Sile, dall'altra lancia un appello ai genitori sull'eventuale servizio di autobus dedicati, considerando che le Stefanini di fatto non usciranno dalle mura cittadine. Cerchiamo di andare verso il futuro della città, facendo sì che i ragazzi facciano anche due passi a piedi. Questo ci fa anche risparmiare sul costo della MOM. Indubbiamente, quindi risparmiamo tutti assieme. Torniamo alla cronaca, ancora gli anziani, bersaglio prediletto dei truffatori. L'appello di un nostro ascoltatore, telespettatore, che è riuscito a sventare una truffa telefonica ai danni della madre, dice: state molto attenti. Squilla il telefono e dall'altra parte c'è una donna che dice di stare male. Si è presentata come fosse mia figlia, che era all'ospedale, che stava male e che aveva bisogno subito di denaro ed eventualmente, se c'era oro, di preparare anche l'oro che c'era a casa, che loro poi l'avrebbero prelevato appunto per effettuare delle cure a mia figlia, che stava male e che era al pronto soccorso. Il signor Fausto, arrivato a casa della madre proprio nel momento della telefonata, è riuscito a parlare con la donna che si spacciava per sua figlia. Io gli ho chiesto come è arrivata al pronto soccorso, lei mi ha detto: io sono arrivata in ambulanza. E ho detto: ma da dove sei partita? Dove è venuta a prenderti l'ambulanza? A quel punto non sapeva più cosa rispondermi e ha riattaccato. Sventata la truffa, resta il rammarico. Sì, perché la signora di 82 anni, presa dal panico in buona fede, ha detto alla truffatrice dall'altra parte del telefono quanti soldi e oro aveva in casa per poter pagare le fantomatiche cure. Era spaventata al massimo, perché chiaramente l'hanno presa in contropiede. Non un caso isolato quello di Fausto Tosatto, che esorta a prestare attenzione. Di stare attenti, soprattutto quando chiamano e colpiscono negli affetti, perché mirano su questo proprio perché le persone magari anziane perdano un attimo il senso della ragione e quindi facciano quello che normalmente non si dovrebbe fare. I carabinieri intanto identificano e denunciano l'uomo che la notte di Ferragosto aveva seminato il panico in una pizzeria a Quinto di Treviso. Erano circa le 10:30 della notte di Ferragosto quando un uomo si è presentato brandendo una bottiglia di vetro e urlando minacce ai dipendenti di una pizzeria di Quinto di Treviso, dove un paio d'ore prima aveva cenato. In evidente stato di alterazione, l'uomo ha poi scagliato con tutta forza la bottiglia verso la vetrina della pizzeria, mandandola in frantumi e provocando danni per diverse migliaia di euro. Il titolare della pizzeria aveva subito denunciato la caduta ai carabinieri, che grazie ai sistemi di videosorveglianza e alle testimonianze di chi era presente sul posto hanno potuto risalire all'identità del vandalo. Si tratta di un 47enne residente nella zona. L'uomo è stato denunciato e la sua posizione è ora al vaglio della procura di Treviso. Torniamo allora alla politica, alle elezioni del 25 settembre. Oggi sono stati presentati a Mestre ufficialmente i candidati di Fratelli d'Italia in Veneto. Tra questi anche, lo sappiamo, il trevigiano Carlo Nordio, ex magistrato. Le sue parole sono quelle che hanno fatto più dibattere in queste ore. Parlano degli sprechi della giustizia e di come anche evitare questi sprechi. Sentiamo il servizio. La campagna elettorale di Fratelli d'Italia mette al centro l'energia. Il caro bollette è la priorità su tutto. Servono soldi subito per aiutare famiglie e imprese. Perfino Carlo Nordio, il candidato più carismatico tra quelli veneti presentati a Mestre, non ha dubbi. Visto che oggi la crisi è essenzialmente economica e quindi la priorità è economica, si tratta di risparmiare tutti gli sprechi che ci sono nel mondo della giustizia, a cominciare dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, che costano 200 milioni di euro all'anno e con le quali si potrebbero assumere segretari e cancellieri per accelerare il corso dei processi, perché la lentezza della giustizia ci costa 2 punti di PIL all'anno, cioè ci costa circa 30 miliardi, una finanziaria. E quindi, accelerando la giustizia attraverso anche il risparmio di queste spese, possiamo non solo recuperare ma anche guadagnare. Un caro bollette che va affrontato subito ma senza creare il nuovo debito. Caro bollette, bisogna intervenire immediatamente. Stanno arrivando bollette pazzesche che mettono in ginocchio le imprese. Questo significa rischi di chiusura, rischi di perdita di posti di lavoro. Bisogna intervenire magari tagliando risorse che vengono sperperate, come gran parte di quelle utilizzate per il reddito di cittadinanza. La nostra Costituzione dice che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e se
questa è la nostra base, bisogna difendere chi dà lavoro e quindi le imprese vanno sostenute ed aiutate a superare questo momento di crisi. In Veneto ci sono situazioni particolari, a partire da Venezia, unica al mondo, con una legge speciale che va sostenuta. Ha bisogno di rafforzare quella che già il legislatore in passato ha individuato con una legge speciale e che andrà rafforzata rispetto a quelle che sono le esigenze che abbiamo oggi e che avremo nel futuro. Imprese e famiglie vanno sostenute immediatamente. In Veneto, in particolare a Padova, hanno un valore enorme. Dobbiamo avere uno Stato che torni ad essere un alleato di chi fa impresa, un alleato delle famiglie, un alleato dei cittadini. Oggi, purtroppo, tante volte ha ragione, lo Stato invece è percepito come un nemico. C'è poi tutta la questione delle province più trascurate, Belluno e Rovigo, aspettano le elezioni per avere risposte. Io sono bellunese, è evidente che la mia provincia è una provincia insieme a quella di Rovigo, per la realtà che per numero di popolazione è sempre poco rappresentata. Credo però che nel momento in cui riparte l'economia nazionale, anche le province quelle ritenute a torto di serie B riprendano il loro corso. Quanto alla giustizia, l'ex magistrato si batterà per un processo più garantista, una giustizia rapida, la certezza della pena. Dato per probabile ministro, invece, Nordio ritiene di sentirsi più utile in una commissione parlamentare. Sicuramente la commissione è quella che propone e articola le leggi, quindi da questo punto di vista ho già detto che dovendo essere, se fossi eletto, la mia posizione più naturale sarebbe quella tecnica in una commissione. L'ideona di Carlo Nordio, ideona tra virgolette, di risparmiare sulle intercettazioni telefoniche ambientali, l'ennesimo assalto alla giustizia. Questo l'attacco, l'accusa della polemica di Mario Pirantoni, presidente della Commissione Giustizia alla Camera, che dice così la destra fa l'occhiolino a mafie e delinquenti alla ricerca del loro sostegno. Un attacco molto duro dunque alle parole di Carlo Nordio sul risparmio sulle intercettazioni telefoniche. Di polemiche ne conosce anche Rachele Scarpa, candidata del Partito Democratico, che ha dovuto appunto ribattere a numerose polemiche in queste settimane. L'ultima di ieri, oggi ribatte nuovamente la polemica e cerca di guardare avanti. Sentiamola. Mi sembra che ci sia un lavoro sistematico di ricerca e spulciamento dei miei vecchi post alla ricerca della dichiarazione attaccabile. Io di fronte a questo onestamente non mi faccio intimorire, non mi faccio spaventare e vado avanti per la mia strada, che sono convinta che sia quella giusta. Tira dritto la più giovane candidata in Parlamento del Partito Democratico. L'ultimo attacco è di ieri e riguarda un suo intervento, peraltro di diverso tempo fa, su lavoro e giovani. In particolare quando ha detto che il lavoro non deve essere l'unica fonte di sostentamento. Affermazione che non è stata apprezzata soprattutto a nord-est e nella Marca, dove il lavoro è quasi una religione. Ma Rachele non si scompone, anzi rincara la dose. Nella mia generazione conosce molto bene il lavoro precario, il lavoro dequalificato e il lavoro sottopagato. In questo momento c'è un problema ed è il circolo vizioso di cui parlavo nel video in cui mi si attacca, che è il fatto che il lavoro povero in questo momento non attiva meccanismi di redistribuzione della ricchezza e meccanismi per cui i giovani possano costruirsi una vita dignitosa, cercarsi una casa, avere una formazione, pensare di costruire una famiglia che sia loro. In questo senso, ipotizzare delle forme di sostegno al reddito universali è una delle tante idee che si possono mettere in campo. Quindi la proposta di 15.000 euro come dote ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro o la casa garantita sono solo alcuni esempi che il Partito Democratico vuole concretizzare. Ecco perché per la giovane candidata al Parlamento la polemica è più che strumentale. Allo stesso tempo mi dispiace perché penso che un dibattito molto attuale che riguarda la vita concreta delle persone, come quello del lavoro povero, dello sfruttamento e delle forme di reddito e di sostentamento, sia un qualcosa di molto concreto e molto serio che meriterebbe un po' di più di una polemichetta strumentale sui social. Ancora la politica, il tema del caro energia irrompe ovviamente un po' in tutti i dibattiti. Questa mattina, durante la prima edizione, ne hanno parlato anche i candidati di Vota la Vita e Alternativa per l'Italia. Sentiamoli. Si va avanti di emergenza in emergenza. Alcune di queste emergenze si potevano assolutamente evitare, compresa quella del gas, dell'aumento dei prezzi. Qui noi siamo entrati pesantemente in un conflitto, ci siamo schierati, l'Italia ripudia la guerra. Tutte quante sono state le motivazioni solo ed esclusivamente geopolitiche. Abbiamo deciso di allinearci totalmente alla volontà degli Stati Uniti, che era quella di rompere, interrompere i flussi commerciali
tra l'Unione Europea e la Russia. Quindi è chiarissimo che il problema nasce da lì. Il gas viene in parte a mancare, ma in parte, perché in realtà comunque le riserve sono più che abbondanti, è tutta quanta speculazione. Ricordiamo, il gas in questo momento non manca, stanno giocando con i futures alla borsa di Amsterdam. Tra l'altro il prezzo anche delle fonti energetiche rinnovabili è comunque collegato al gas, quindi costa molto di meno produrle e comunque vengono venduti ai prezzi della speculazione internazionale. Quindi è essenzialmente tutta speculazione, perché qualcuno nelle difficoltà sta facendo dei guadagni enormi. Quindi se vengono colpite le famiglie italiane e le imprese italiane, il sistema produttivo italiano, il benessere degli italiani e il modo di vivere, la qualità del vivere degli italiani, c'è una chiarissima responsabilità. E la responsabilità, per quanto riguarda l'Italia, è assolutamente dell'attuale classe politica. Un autunno caldo sarà più che altro un autunno freddo, penso, per la nostra economia. Mancando la materia prima, che è il gas, e in parallelo mancando l'energia elettrica, chiaramente le nostre imprese entreranno in un ciclo difficile per riuscire a produrre e a sopravvivere. Ricordiamo questo. In parallelo con le imprese, con le attività produttive, abbiamo le nostre famiglie. Hanno in crisi, ho seguito il vostro telegiornale dove avete intervistato alcune persone, tra le quali le casalinghe, che hanno proposto dei rimedi, i cosiddetti rimedi, definiamoli della nonna, cioè di mettersi su un maglione e di aumentare le coperte. Però quando il caldo delle nostre case non ci sarà, perché il problema sarà quello, non ci sarà veramente, ci sarà penso una sollevazione popolare a riguardo, quindi affronteremo un autunno o peggio ancora un inverno veramente problematico. Chiudiamo la pagina politica, mancano due giorni ormai alla cerimonia di beatificazione di Papa Albino Luciani in piazza San Pietro, domenica mattina alle 10.30. Cresce l'attesa per il grande evento che Antena 3, lo ricordo, lo ricorderemo dopo, seguirà in diretta a partire dalle 10. Intanto stamane in Vaticano la presentazione ufficiale della cerimonia. Di Luciani metterei in evidenza tre caratteristiche: sacerdote che pregava, che viveva poveramente e che si sentiva bene con la gente. In relazione alla povertà, si riferiva alla povertà dei sacerdoti, mia madre soleva citare talvolta Monsignor Luciani per dirmi che il sacerdote non doveva avere conti in banca o libretto di assegni. Un ricordo, quello del cardinale Beniamino Stella, che esalta le virtù di Papa Giovanni Paolo I. L'attesa beatificazione sarà celebrata in Vaticano con una cerimonia diversa rispetto alle consuete. Non sarà infatti il corpo ad essere portato a Papa Francesco, ma una reliquia. Nello specifico, uno scritto autografo, appuntato su un foglio bianco risalente al 1956. Uno schema per la riflessione spirituale sulle virtù di fede, speranza e carità. Da prete, vescovo e pontefice è stato capace di manifestare attraverso la sua vita la tenerezza di un Dio misericordioso e materno. La santità di Papa Luciani è importante per la Chiesa e per il mondo di oggi, perché attraverso il suo esempio siamo richiamati al cuore della vita cristiana, all'umiltà e alla bontà di chi sa riconoscersi peccatore bisognoso di misericordia, di chi vuole servire con dedizione generosa e con opere di bene gli altri, annunciando la gioia del Vangelo. Un percorso, quello della beatificazione, iniziato 19 anni fa e che domenica troverà compimento. Un evento importante per tutto il territorio, che è stato la casa del Papa del Sorriso. La nostra diocesi è una piccola diocesi, 180.000 abitanti, però in questi giorni vive veramente con intima gioia questo evento enorme che la riguarda. Allora, lo dicevamo e lo ricordiamo, domenica su Antena 3 potrete seguire tutta l'emozione della cerimonia di beatificazione di Papa Luciani. L'appuntamento è alle 10, perché ci collegheremo prima della cerimonia ufficiale con la piazza di Canale d'Agordo per respirare un po' l'atmosfera in attesa del grande evento. Poi dalle 10.30 la cerimonia vera e propria da piazza San Pietro, che seguiremo integralmente, poi per raccontare ancora poi la festa della piazza a Canale d'Agordo. Appuntamento dunque alle 10 di domenica mattina con la cerimonia, la diretta per raccontare la cerimonia
di beatificazione, ma sarà una domenica davvero da non perdere, quella che sta per arrivare il 4 settembre su Antena 3, perché nel pomeriggio un altro evento totalmente diverso, un evento di festa e tradizione che Antena 3 seguirà sempre in diretta dalle 15.45. Parliamo del Palio di Montebelluna, che è entrato in questi giorni nel vivo, nel clou, un evento da quasi 50.000 presenze e 1.000 figuranti. Si parla di 40-50.000 persone nei 6 giorni di manifestazione, si parla di 250 atleti, 1.000 sfilanti, 150 persone che allestiscono, che lavorano, che prestano il servizio a livello volontario, quindi insomma sono numeri che per una città come Montebelluna sono importanti e danno anche il segno di un territorio che sta piano piano ripartendo con la giusta grinta e voglia. Sono questi i numeri di un grande evento, il resto sono emozioni pure, quelle della 32esima edizione del Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna. La festa tra stand, concerti e damigelle è già iniziata e Piazza Marconi ne è il fulcro. Siamo qui con le nostre iniziative, con i nostri eventi, con i nostri volontari, con la gente, soprattutto il grande pubblico che fin dalla prima sera, nonostante un tempo non particolarmente bello, ha deciso di essere parte di questa grande festa, per cui siamo estremamente contenti. Sacro, profano e gesti atletici si alternano in un mix di adrenalina e convivialità. Ogni angolo di Montebelluna è coinvolto. Quella è la zona in cui i nostri giudici sono addetti alla pesatura dei carri. La pesatura avviene il sabato, chiaramente prima delle prove di qualifica e prima del Palio Donne, che quest'anno sarà alle 17.30, e domenica fin dalle ore 11, dopo la Santa Messa di benedizione dei carri, pesatura storica. 380 kg il peso minimo. Un'altra pesa si terrà nel pomeriggio, poi il clou, che sarà trasmesso in diretta ad Antena 3 a partire dalle 15.45. Per chi non potesse esserci, il mio invito è quello di accendere la TV o il sito internet di Antena 3 per poter assistere anche attraverso le vostre camere e il vostro servizio alla nostra manifestazione, che si annuncia estremamente accesa e partecipata. Collegata anche la lotteria con Duilio, volontario della prima ora, che si sta dando parecchio da fare. E sono i biglietti vincenti? Sempre, sono sempre vincenti, i biglietti miei sono sempre vincenti. Allora adesso vediamo che tempo farà nel weekend, è fondamentale saperlo, lo facciamo come ogni venerdì con il generale Giancarlo Iannicelli, sentiamolo. Le nostre zone sono ancora interessate da un'area di alte pressioni, però di periferia, della periferia dell'anticiclone dell'Azzorre, come evidente dalla carta del tempo. Risente quindi dell'azione anche di una depressione, di una circolazione ciclonica che ferma sul nord Europa. Da quella posizione ci indirizza sistemi perturbati, ma soprattutto linee di instabilità, aria instabile, è evidente anche questa, che approfittando appunto della pressione non così alta interessa le nostre zone. Ma gli effetti sono quelli che abbiamo visto per ora, degli annuvolamenti un po' più intensi, qualche brevissima precipitazione, proprio due gocce di pioggia e nulla più. Quindi un fine settimana ancora caratterizzato da nuvolosità irregolare per domani, a tratti anche intensa nella seconda parte, quando è prevista anche qualche breve precipitazione, brevissima precipitazione, quasi insignificante, naturalmente un po' più intensa e un po' più probabile sui rilievi o a ridosso dei rilievi stessi. Per domenica invece ancora una variabilità della nuvolosità, ma anche, anzi, di grandi spazi di sereno. E poi prosegue la previsione con la prossima settimana, quando l'anticiclone temporaneamente si rafforzerà e quindi garantirà tempo stabile per gran parte della settimana. Un peggioramento è previsto poi a fine della prossima settimana. Intanto per questi due giorni i venti saranno deboli, direzione variabile, le temperature le minime 16-18 gradi, le massime domani per il cielo più coperto, e naturalmente la temperatura non andrà oltre i 26-27 gradi. Per domenica potremmo avvicinarci con i rasserenamenti anche ai 30 gradi. Per finire l'Alta Adriatica è previsto da poco mosso a localmente mosso. È tutto. E noi invece adesso andiamo nel Bellunese. E ripartiamo dalla politica con la Lega e con i suoi candidati che oggi si sono ritrovati proprio a Belluno per parlare di cosa si può fare per la montagna. Attenzione per le terre alte, lo promette la Lega e lo fa attraverso chi fu ministro per gli affari regionali.
Avevo anche concentrato un'attenzione particolare sulle montagne con dei tavoli permanenti proprio per unire tutti gli stakeholder e tutti gli operatori, tutti i protagonisti della montagna nella stessa stanza per riuscire a creare delle politiche e delle soluzioni condivise, perché la montagna oggi viene valutata per settore: l'industria montagna, l'agricoltura della montagna, la questione della fauna selvatica, la questione ambientale, le questioni scolastiche, le questioni urbanistiche. In realtà la montagna è una sola. Belluno, che probabilmente avrà un solo parlamentare e non della Lega. Ma non c'è ombra di dubbio, abbiamo già detto, quindi è una grossa mancanza per il nostro territorio e vediamo come possiamo andare avanti e continuare a far politica. Buona idea di pensare a qualcuno nel governo. Ottima idea, direi, bisogna vedere in che ruolo e vediamo come andrà a finire. Lega che però aspira ad avere qualcuno che rappresenti la montagna all'interno del governo. C'è una legge elettorale che penalizza, una legge elettorale che non ha tenuto conto delle aree deboli, e credo che il modo migliore per far sentire la voce delle aree deboli sia in qualche modo un coinvolgimento nell'attività di governo. Poi io non dico come, non spetta a me trovare le soluzioni, però questo credo che debba essere l'auspicio, anche per quanto è emerso poi oggi dalle parole del ministro, quanto importante sia avere sui tavoli direttamente la voce di chi le realtà della montagna le vive. Il cambio ai vertici dell'Arma dei Carabinieri in provincia di Belluno, vediamo. Questi 4 anni sono stati decisamente intensi, visto che la provincia di Belluno è stata colpita in maniera particolare da alcuni eventi come Vaia, che ne hanno segnato profondamente il territorio, e anche da altri eventi che hanno riguardato l'intera comunità, come la pandemia oppure i mondiali di sci. È stato un quadriennio intenso in cui l'Arma credo abbia lavorato con presenza e soprattutto con la volontà di far percepire alla gente la sicurezza che in effetti regna nella provincia di Belluno. Si congeda così il tenente colonnello Francesco Rastelli, comandante dei carabinieri della provincia di Belluno, che aveva assunto il comando nel settembre 2018. Abbiamo posto l'accento su alcuni settori di grande interesse in questo momento storico, come l'ambiente, avendo concluso anche un'importante indagine come la Plastic Connection riguardante il traffico di rifiuti. Che cosa le lascia questa città, proprio dal punto di vista personale, delle sue esperienze? Beh, sicuramente la fortuna di aver vissuto 4 anni in un posto meraviglioso dal punto di vista geografico. Porterò con me sicuramente la laboriosità e la serietà del popolo bellunese. Si è conclusa a Palazzo Bembo a Belluno, nella sede della LUIS, la settimana di orientamento universitario organizzata per la prima volta in provincia, sicuramente in Veneto, per aiutare gli studenti del terzo e quarto anno delle superiori a scegliere il percorso accademico più indicato alle loro aspirazioni e attitudini. Questa settimana mi ha aiutato tanto a capire le varie strade, i vari sbocchi, sia professionali sia dal punto di vista dell'università intanto. E io sono arrivata qua non avendo idea di cosa voler fare, e diciamo che questo corso mi ha aiutato molto e ho avuto modo di conoscere diverse cose, e per esempio ho fatto lezione di giurisprudenza e mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto. Il corso è stato molto utile, perché allora io avevo questa idea di fare medicina fin dall'inizio, però ci sono state molte altre discipline che non avevo considerato. Sono arrivati in 10 dalla provincia di Belluno, ma anche da Venezia e Bassano, tutti pronti a disegnare ciascuno il proprio futuro, e sui banchi della LUIS per una settimana hanno potuto testare attitudini e aspirazioni, frequentando lezioni di giurisprudenza e ingegneria, economia, informatica, lettere, lingue, medicina e scienze infermieristiche. Prova generale per la Dolomiti Summer School, l'iniziativa di orientamento per gli studenti del terzo e quarto anno delle superiori, che ha visto in campo Confindustria Belluno Dolomiti con le università di Venezia, Trento, Verona e la LUIS Guido Carli. La soddisfazione è stata quella di vedere un gruppo di ragazzi giovani timidi e vederli andare via obiettivamente molto più convinti e anche interessati rispetto anche a altre facoltà che prima non avevano preso in considerazione. Una summer school unica nel suo genere in Veneto, che Confindustria vuole rendere strutturale. C'è stata grande soddisfazione, questi 10 ragazzi hanno dimostrato che questo percorso è utile e importante, non può farsene carico
dico solo Confindustria, dobbiamo adesso condividerlo con il territorio, assolutamente. Un territorio nel quale tutti i servizi devono funzionare, compreso quello del sapere, in tutte le sue forme ed esteso a tutti. Per noi è una questione di sopravvivenza, la constatazione della Presidente Berton, allibita dall'assenza della politica nel territorio bellunese. La sua chiosa è cristallina, se non avessimo le Olimpiadi rischieremmo di cancellare la provincia dalla cartina geografica. Questa è la grande preoccupazione di Confindustria e delle famiglie. Questi giovani sono giovani preparati, che hanno voglia di fare, sono migliori delle generazioni che li hanno preceduti, obiettivamente dobbiamo dirlo. Hanno di fronte un periodo molto difficile, avranno scelte difficili da fare. Mi auguro e auspico che la meritocrazia prenda il sopravvento e questi ragazzi hanno dimostrato che ce la possono fare. In bocca al lupo davvero a questi ragazzi, vi lascio al meteo, noi ci fermiamo qui, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al meteo. Una nuova perturbazione raggiungerà l'Italia in questo primo fine settimana di settembre. Vediamo insieme il dettaglio con l'aiuto della nostra grafica. Sul Veneto la giornata di sabato si presenterà con un contesto piuttosto dinamico. Inizialmente avremo occasionali schiarite ma con tendenza ad aumento della nuvolosità. Precipitazioni isolate al mattino, dal pomeriggio via via più diffuse un po' dappertutto. Temperature in calo, anche sensibile, minime tra 14 e 19 gradi, massime invece comprese tra i 23 e i 25 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà in prevalenza asciutto in mattinata, a seguire invece frequenti temporali un po' dappertutto. Temperature minime sui 15-19 gradi, massime intorno ai 24-26 gradi. Poche novità infine sul Trentino Alto Adige, anche qui infatti sarà molto nuvoloso e nel pomeriggio, ma soprattutto in serata, saranno probabili rovesci o temporali. Temperature minime intorno ai 17 gradi, massime sui 24-25 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.